Scopriamo ora la scherma storica, che è quella che studia le tecniche di combattimento dal Medioevo fino ad un secolo fa. A Genova, due giorni di tornei e seminari con 60 atleti armati di scude e spade. Vediamo con Valentina Gregori. Mentre fuori un cinghiale curiosa tra le auto in sosta, dentro al Palau Regina è il momento di immergersi in una disciplina che sa di antico. La scherma storica è un'arte marziale basata sullo studio storico, letterario, filosofico e pratico delle tecniche di combattimento utilizzate in Europa dal Medioevo alla prima metà del Novecento. Ed è altra cosa rispetto alle rievocazioni storiche e ai combattimenti da film, perché non circoscritta a un periodo specifico e considerata un vero e proprio sport, con tanto di ranking e circuito con appuntamenti in tutta Italia. È designata con l'acronimo HEMA. HEMA Ianua, col nome latino di Genova, è il torneo alla prima edizione che ha visto in campo 60 atleti provenienti da 8 regioni italiane. In due giorni si sono alternati seminari e tornei di spada a due mani e di spada e boccoliere, un piccolo scudo circolare utilizzato per difendersi. In provincia sono due le scuole di riferimento, una a Genova Castelletto e una a Chiavari. Le differenze rispetto alla scherma olimpica sono numerose, dagli stili d'arma, che comprendono vari tipi di spade, pugnali, lancia e armi inastate, al fatto che è ammesso il corpo a corpo e il combattimento non si svolge su una pedana ma su qualsiasi terreno con completa libertà di movimento.